Oggi ci troviamo nei pressi di Torino per provare la nuova 500X, la vedete qui alle mie spalle. È stata rinnovata nell'estetica ma anche negli interni. Come potete vedere le linee non sono cambiate al 100%, sono sempre lei piccoli dettagli per renderla più moderna, più stilosa e più simile soprattutto alla sorellina minore. Già che siamo qua dietro voglio farvi vedere la prima grossa differenza, che sono i fari a LED qui dietro con questa cornice e l'interno questo inserto dello stesso colore della carrozzeria. Intanto poi avrete sicuramente notato che è un allestimento un pochino particolare, infatti per questa seconda generazione di 500X ci sono tre allestimenti disponibili: lo Urban, che è quello un pochino più tradizionale, il Cross, che è quello che vedete, e il City Cross. Questi ultimi due sono un pochino più fuoristradistici, un pochino più da crossover, lo vedete con anche i passaruota in color nero e questi inserti in color alluminio che le danno un tocco nettamente più off-road. Inoltre guardate anche qui davanti il faro davanti con una firma luminosa a LED che le rende uno stile ancora più moderno. Qui sotto questo fanale secondario che c'era anche sulla vecchia 500, ma in questo caso anch'esso a LED, invece le dimensioni non cambiano: 4 metri e 26 centimetri di lunghezza, una larghezza di 1,79 m, un'altezza di 1,60 m e un passo di 2,57 m. Inoltre, come vi ho accennato, è stato rivisto totalmente anche gli interni. Adesso ci spostiamo dentro per farvela vedere, ma prima di anticiparvi questo dettaglio c'è una grossa novità proprio sotto il cofano qui davanti, e sono i motori Firefly da 1000 cc e 1300 cc turbo benzina, 3 cilindri per il 1000, 4 cilindri per il 1300, 120 cavalli il primo, 150 il secondo. Grossa novità, motori che abbiamo già visto nel gruppo FCA inediti su questa 500X, molto compatti e consumi ridotti del 20%. Ma adesso spostiamoci dentro perché voglio farvi vedere com'è cambiata. Eccoci qui, entriamo dentro. Prima cosa voglio farvi vedere il display. Aspettate che accendo la macchina così lo vedete meglio. Ed eccolo qui. Vedete, all'interno, al centro, c'è un display TFT che mi dà le indicazioni di bordo, la velocità e il contagiri invece sono analogici. Inoltre qui al centro c'è un display da 7 pollici, molto carino, facile da azionare, inoltre è anche leggermente opaco in modo tale da limitare i riflessi della luce del sole che spesso possono dare fastidio. Inoltre guardate qui, c'è un nuovo volante con un nuovo profilo e disegno dei comandi. Inoltre Fiat ci ha dichiarato che questa è la Fiat più tecnologica di sempre. Infatti ci sono ben 3 accessori che saranno presenti di serie su tutte le vetture 500X, e sono il Traffic Sign Recognition, quindi il riconoscimento dei cartelli stradali, il Lane Assist che aiuta a appunto mantenere la linea corretta, lo vedete qui la spia nel quadro, e infine lo Speed Advisor, quindi avvisa nel caso si andasse troppo veloce in quel tratto di strada. Dentro non è stata completamente rivoluzionata, un pochino più moderna, un pochino più curata. L'accoppiamento delle plastiche non ci fa molto impazzire, soprattutto qui davanti lo vedete, si muove, scricchiola un pochino, però tutto sommato è la classica 500 riammodernata, più carina, più colorata. Inoltre molto bello questo verdone che si abbina molto bene all'allestimento Cross. Tornando sul lato infotainment, parliamo di connettività, possibilità di avere Apple CarPlay e Android Auto, lo vedete qua per la connessione sul telefono, che sono di serie su Cross e City Cross. Ci spostiamo dietro perché voglio farvi vedere l'abitabilità, che comunque non è cambiata rispetto al modello precedente. Mi infilo qui dietro, guardate, c'è una pratica presa USB anche per i passeggeri, e comunque anch'io che sono alto poco più di 1,80 m, con la seduta posizionata appunto per la mia taglia, dietro ci sto molto bene. Guardate, gambe, spazio per le gambe ce n'è, spazio per la testa pure, quindi comodissima anche per chi è un po' più alto e quindi si riesce a viaggiare tranquillamente in 4 o in 5 persone adulte con tutto il comfort possibile. Ci spostiamo infine dietro dove voglio farvi vedere il bagagliaio. Apriamo, apertura manuale,
Eccolo qua, lo vedete, ci sono dentro i miei bagagli, non un bagagliaio eccessivo, però guardate, c'è il doppio fondo con la scritta 500 incisa dentro, quindi forse capacità non eccessivamente grande, ma tutto sommato stiamo parlando di una vettura compatta, elegante, che sa il fatto suo. Adesso che dire, montiamo a bordo e vediamo come si comporta questa nuova 500X, ma soprattutto come va il nuovo Firefly 1003 Turbo. Venite! Eccoci finalmente a bordo della nuova Fiat 500X. Siamo saliti a bordo della versione cross, quindi quella con l'allestimento e l'estetica un pochino più fuoristradistica, ve l'abbiamo fatta vedere prima, e sotto il cofano c'è il nuovo motore Firefly Turbo 1003, quindi la versione da 150 cavalli e 270 Nm di coppia. Il motore ti comporta veramente bene, ha una buona grinta e quindi permette di guidare con serenità, tanto comfort, è anche abbastanza silenzioso, non lo si sente rimbombare nell'abitacolo, e ha una buona spinta fin dai bassi, quindi dai 1000 giri, 2000 giri, ha una buona reattività e allunga fino in alto, quindi permette di affrontare sorpassi con tutta tranquillità. Inoltre anche nella guida cittadina è silenzioso, permette di muoversi senza problemi, e inoltre visto il lavoro fatto dagli ingegneri, la casa torinese promette consumi ridotti del 20%, quindi veramente un ottimo lavoro. In questo caso stiamo utilizzando il cambio automatico a 6 rapporti. Ci sarebbe piaciuto provare anche il manuale, probabilmente lo vedrete dopo quando proveremo un'altra versione, il 1000 Firefly, e questo non ci fa molto impazzire, nel senso toglie un po' di qualità di questo nuovo motore, infatti ci mette un pochino a rispondere quando si vuole un pochino di più, quindi si vuole affrontare un sorpasso, si preme sull'acceleratore, ci vogliono 1-2 secondi prima che le marce vengano scalate e si abbia una risposta bella grintosa del motore. Si sente che il nuovo Firefly 1003 di grinta ne ha, però purtroppo nella prima parte viene un po' limitata a causa della reattività del cambio. Per quanto riguarda invece il comfort di marcia, l'abbiamo vista prima, gli interni della Fiat 500X sono stati rivisti, non rivoluzionati, si sta bene, si sta comodi, si sente qualche scricchiolio delle plastiche qua là, infatti prima abbiamo visto che la qualità delle plastiche è abbastanza normale, nulla di esaltante. Per quanto riguarda l'assetto invece si guida bene assolutamente. Con questa versione cross ci aspettavamo un assetto un pochino più morbido, infatti sì, si guida bene, è bella assettata, non si ha troppo, non si imbarda troppo quando si fanno le curve, però quando si assorbono le buche repentine si sente che è un pochino rigido, soprattutto nella prima parte di corsa, infatti le sospensioni non assorbono al meglio la buca che viene trasmessa nell'abitacolo e si sentono poi quegli scricchioli di cui vi abbiamo parlato. Comunque si guida veramente bene, è confortevole e ci stiamo trovando benissimo. In questo caso c'è come optional anche le palette dietro il volante, anche se con una macchina come questa secondo noi non sono necessarie, perché bisogna godersela, guidare in tutta tranquillità e non è necessario questo dettaglio e optional così sportivo. Per quanto riguarda la visibilità, i vetri sono belli ampi, soprattutto qui davanti, un pochino meno lì dietro, e forse l'unica cosa che ci dà fastidio è questo plasticone qui davanti, che spesso quando si è fermi nel traffico e si ha i semafori in alto a destra non si vede tanto bene, quindi bisogna spostare la testa per vedere se la luce è diventata verde da rossa. Siamo finiti in pieno centro Torino, questa volta però, come avete potuto vedere dagli interni che è cambiato il colore, siamo a bordo di una 500X Urban, motore Firefly Turbo 1000, quindi 120 cavalli. Prima di parlarvi di questo motore facciamo una piccola deviazione sugli interni. Sono cambiati non solo nella colorazione ma anche un pochino negli allestimenti. Qua nella Urban sono un pochino più sempliciotti, ma tutto sommato riprendono quelli della Cross, che sono molto più raffinati e curati. Parliamo invece del motore, perché questa è la vera sorpresa. Ci è piaciuto veramente un sacco, sia in un contesto urbano come questo, ma anche extraurbano. Silenzioso, bello grintoso, anzi non ci aspettavamo tale reazione, comunque reattività da un motore turbo di soli 1000 cc, che comunque
ha una potenza di 120 cavalli. E inoltre ci ha molto sorpreso anche in un contesto autostradale con velocità di circa 110-130 km/h. Si è comportato benissimo, silenzioso, confortevole, e quando si ha bisogno di affrontare un sorpasso ha la potenza, la grinta necessaria a tirare fuori. Merito anche del cambio manuale qui di fianco a noi. Questo motore è affiancato solamente dal manuale e quindi si riesce a sfruttarlo al meglio. Il cambio è preciso, fluido negli innesti, ci è piaciuto un sacco anche questo, però forse un pochino meglio quello della 500 normale. Insomma, questo motore è stato davvero una sorpresa, una novità per la 500X che la rende un mezzo davvero completo per quanto riguarda la motorizzazione benzina, quindi adatto ad un contesto urbano con consumi ridottissimi, perché comunque stiamo parlando di un 1000 turbo, ma perfettamente utilizzabile anche fuori dalla città. Come avete visto all'inizio del video, la nuova 500X non è stata rivoluzionata, è stata rivista proprio come la bellissima 500, quindi piccoli dettagli come i fari, interni un pochino più ammodernati e non troppo cose in grande. Comunque i tecnici Fiat hanno voluto limitare le modifiche visto il successo che ha avuto in passato, e inoltre ha voluto premiare i clienti che sceglieranno e che hanno scelto questa vettura. Infatti parte da 15.500 euro. Inoltre, per scoprirla più da vicino, arriverà in Italia nel weekend del 15 e 16 settembre, dove potrete scoprirla nel porta aperte nelle concessionarie ufficiali Fiat. Insomma, questa è la nuova 500X. Spero vi sia piaciuta la prova, però prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire i nostri canali Facebook, Instagram, YouTube e tutte le novità sul sito automoto.it. Ci vediamo alla prossima, ciao!